Play. Ciao a tutti squali pescerini, sono Mami di dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo secondo episodio della Pokémon, della Pixelmon, Katzelmon Adventure. E c'è un barbone strano qui in giro che sta facendo, cioè perché dica, bisogna, non compro niente, cosa vuole? Secondo me stai comprando tu già, cioè guarda come ti sei messo con quello, cioè... Niente. Dopo ci guardiamo dopo. Sì. Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati in un nuovissimo video della Pixelmon. Come hai detto te, circa la buona. Cioè, ma da quando c'hai gli occhi verdi? Io ho sempre avuto gli occhi verdi. In Minecraft. Sì, nella vita reale il Minecraft sempre avuto gli occhi verdi. Non me li hanno mai cambiati. Quando sono arrivato me li ha cambiati. Pensavo essere fatto il trapianto. Ma tu? Beh, come ho già detto l'altra volta, tu hai la lingua fusa alla barba, ai baffi. Quindi te proprio non dovresti parlare. Ce l'ho anche nella vita reale. La lingua fusa ai baffi. Vedi, ce l'ha. Sto facendo nella camera. E fusa. Adesso verranno fuori due facce da deficienti. Comunque, perché se riusciamo, facciamo due pesche. Adesso saranno fuori due facce da deficienti. Dovrebbero fare una memes di questa cosa qui adesso. Comunque. Ok. Allora, io devo fare prima una cosa. Che ho incitato. Ho messo incinta le persone nello scorso video. In cui dicevo di dirmi. Come nominare i Pokémon. Ora, se mi ricordassi come cazzo si rinomina un Pokémon, lo rinomino. Ecco, trovato. Allora, io lo so come si fa, ma non glielo voglio dire. No, l'ho trovato, super maledetto. Allora, le persone che hanno scritto l'hashtag che avevo richiesto, non mi tirare i vermi addosso, che mi fanno schifo. Ma è Caterpillar. Fa schifo. E sono Jackton, che va su l'Arcanine. Quindi Jackton è diventato Arcanine. Cioè, Arcanine. Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Poi quella roba lì. Il cornuto sarebbe Omar Ajam. Cioè, non c'ho nulla contro Omar Ajam. Però, visto che nei commenti mi ha scritto cornuto, che era l'hashtag che ho richiesto io, ti restituisco un po' l'insulto. Poi ci sta l'ultimo, che è Testa Tonda, che è Entei Tube. Benissimo, ti rinomino anche a te. Entei Tube. Ma Entei nel senso di Pokémon o Entei nel senso... Di che l'H? Che? Dell'H su Entei? No. Ok, allora ciao. Chi vuol capire capisca. Chi ha capito capisca. Lo so io. Ma quello è con l'A però. Guarda, ma io non so come l'hai scritta. Dopo è sempre quella. Giusto. Va bene, cominciamo questo video. Ma guarda che ho visto anche quello con attenzione. Perché se ti perdi dei punti, dopo non sai più come va avanti. Certo. Va bene. Quindi io... Allora vi faccio subito vedere i miei nuovi Pokémon. Questo è Jackton. Guarda, cioè bello Jackton. Ciao Jackton. Poi c'è Omar Ajar, Hamajar, che sembra un terrorista. E poi c'è Entei, questa roba qua. Quella roba lì. Il cosino. Tu è un nano da giardino. Perché io c'ho i Pokémon nani? Hashtag c'ho i Pokémon nani. I miei sono piccoli, ma diventeranno delle grandi, delle basti. Ma scusa, guarda il burdello che sta in giro. Quanti cazzo di Pokémon in giro che vanno per i fatti loro? Oh, giovani. Quei due Pikachu lì stavano copulando, eh. Sì, guarda questi due qua. Che cazzo vi state raccontando? Non lo so, ma si stanno guardando intensamente. Si guardano dritti negli occhi. Che carini. Va bene. Okay. Tira Entei porno qua. Allora, no. Dicevamo, dove eravamo rimasti l'altra volta? Che tipo, quant'è? Dallo scorso episodio. Stiamo cazzeggiando. Sì, infatti, come sempre, voglio dire, quando ci incontriamo io e Davids, ci sono i 5 minuti di cazzeggio e poi finisce il video. Vabbè, dovevamo cercare, come si chiamava quella là? Dovevamo trovare una tipa che sta in una route vicino ad una città in un server di un gioco. Chiaro, dove avanti, no? Mi scappa a me un root. Prima l'avevamo cercato. L'altra volta l'abbiamo cercata, l'avevamo trovato. Sì, sì, è di qua. Allora, l'unica root. No, ma dov'è? Di là dove siamo venuti. Allora, di là c'è il genio delle tartarughe. No, di qua. Di mare. Bellino. Di sì. Andare di qua. Di qua. No, di là non si può andare perché ci... Oh, cazzo. I due sperduti. Si mette in F5 adesso. Va, fa il giro. Ah, non mi caricava il chunk qua. Perfetto. Aspetta, non ho... Mi sa che c'ho troppo poca render distance.
qui c'è un fantasma. Bella texture, mi piace. Che cavolo è? Ma perché ci stanno queste texture strane? La faccia ce l'ha sulla testa. La faccia ce l'ha sulla texture. Salta. Vedi che c'ha gli occhi, la faccia, tutto quanto? Vedi che c'ha la faccia. Oddio, ma che texture sono? Sono quelle fatte bene, no? Quindi bisogna parlarci con questo scemo. Dobbiamo parlarci. Ah, ma questa è Ed. Questa è quella che dobbiamo parlare. Ah, bene, ma prego. Ma non l'ho riconosciuta, mi scusi, lei c'ha gli occhi sulla testa. Aspetta, allora, guardiamo dritti negli occhi. Ok, vabbè, ci ho parlato, quindi? Leggi. Ho letto, non dice cosa niente. Sei sicuro che è questa? No, non è questa. No? Basta che chiedi al professor Davis e sa benissimo la strada. No, vedi che non puoi essere un professore perché non hai un nome di albero. L'abbiamo imparato nello scorso video. Andiamo avanti, allora. Questa c'ha il nome di un mese. La prossima con cui dobbiamo parlare è agosto, va bene? Ah sì, a questa qui ti fa il calendario. Va bene. E se ho il nome di un mese, è una femmina, è un mese, farà il calendario. Sì, va bene, David, va bene. Parlaci, che completi la quest. Ok, ci sta dicendo della roba. Let's see, the Pixelmon found on Route 103 include... Oh, hi, Mamid. Che caspita sei? Hi, David. Vabbè, sì, hi David. Meno male che non ti chiami Hitler, se no facciamo. All'infame. Ti inizia il combattimento. Ma così il tempo di leggere che stavamo facendo i minchioni io e te inizia un combattimento. Bello. Ma mi ha buttato fuori il Pikachu così da un poverino. Escilo. Della serie Escilo. Vabbè, io vorrei allenare sto cazzo di testa di minchia qua. Sto squirto che fa veramente schifo. Un duello easy. Io potrei usare l'Arcanine, gli shot brutto trico, però. Ma non hai ancora vinto. No, perché sto cercando di usare sta palletta di merda qua. Cioè, come fa a perdere? Come riesci a perdere? No, ho vinto, tranquillo. Miracolo, ha perso un casino di vita. Ha superato pure il livello, yuhuu. Miracolo. Caterpirla. Ok, va bene. Quando sei evolve cambia anche nome, c'è già il nome prossimo. Bello. In testa. Vediamo chi lo riesce a indovinare. Senti, nei commenti. David, mi stai deconcentrando, devo tradurre qui, dannazione. Dobbiamo andare dal professore Albero, là, come si chiama? Il professor bello. Albero Bianco. Quello sì, ma ha detto anche dell'altra roba. Quello col culo basso. You might be able to befriend any kind of Pixelmon easily. Well, it's time to head back to the lab. Ah, ok, dobbiamo tornare al laboratorio. È quello che dicevo io, scusami, giusto. C'è perché mi stai simpatico. Perché? Perché c'hai il culo di dietro. Non l'ho capito. Non era da capire. David, possiamo provare il quizzettone del mese qua. Siamo partiti dal numero 23 la volta scorsa. Diamogli degli altri numeri a caso. Io ho fatto 16 se non sbaglio. Io ho fatto 16. E non andava. No. Ma l'hai già provato. L'altra volta sì. L'altra volta? Stavolta no. L'altra sì. Stavolta che numeri provi te? Io metto 21. Wrong. Sbagliato. Metti 24, quante vedi? No, era 23 a scendere. 23 a scendere. No, 23 l'abbiamo già usato. Ma non è vero. Vabbè 10 sbagliato. Minuti lo passare a rifare. Comunque. Un grande qua. Oh, okay. Ma vedi, mi sa che hanno la quest. No, quelli che danno le quest sono in rosso o no? No, è un caso. Credo di sì. Ok, quest completata. Excellent. Okay. Sono un excellent. World saved. Ci ha salvato il mondo. Maze been helping with my research for a long time. Many has as a trainer. Ok. Ha il Pokédex. No, io non l'ho avuto ancora. L'ho avuto! Il Pokédex! Che crash appena provi ad aprirlo! Grande! È vero, crasha. Proviamo. Probabile, potrebbe. Ok, non sono crashato, perfetto. Caterpirla. Sì, io qua. Sono crashato. Va bene. Riproviamo, facciamo godere Davids. va bene. Ma come fai a lasciare? Non vai? Lo so, mi dà internal server error. Mi ricordo, scusa. Allora, quindi, ma... Aspetta, c'è stata... E poi, grande mamma! Che santa donna! Sono bellissimo! Sono bellissimo! Fermatemi! Non riesco a fermarmi, aiuto! Fermatemi, aiuto! Ma questo sta parlando ancora!
che cazzo la cagava? Ci hai dato le scarpe, basta, facci uscire. Addio, arrivederci. Ciao, a cagare. L'hai fatto, Marge. Cioè, mi hai fatto nascere, che è stata la cosa più bella che potevi fare nella tua vita. E mi hai dato le scarpe da corsa, quindi. Madonna mia, mi sembra di essere un freccia bianca. Quanti anni hai? Ricordamelo. Dovrei sapere. No, non lo dico. Ma io non saperlo, ma perché sennò. Senti, ma dobbiamo andare a... No, mi si sono rotte le scarpe. Come fanno a essere rotte le scarpe? Sono finite. È vero, anche io sono le scarpe vecchie. No, mi dice che sono usate. Io pensavo che nella Pacifica non lo faceva. Le scarpe nuove durano una sciocchezza. Invece queste vecchie ti fanno andare veloce, ma non si consumano. Che sfigato. Scusa, e quindi mo? Io vado lento come prima. No, no, prova a toglierle, vedi che vado più veloce io. Scusa. Oh, no, vedi che ora non ce li ho. Vedi, ah, io vado sì, più veloce. Vai leggermente, ma proprio leggermente più veloce. Vabbè. Allora, quindi ora dovremmo andare a Petalburg, che sarebbe questo che ci impediva di andare. Dobbiamo andare a parlare con mamma. Eh sì. Però noi tutti stiamo. No, con con padre. Che con sì, con papà. Madre aveva già parlato. Chi è sto qua? Guarda, c'è un orso. Orso? Sì. Ma sei visto un orso? Dov'è l'orso? Guarda, è un orso. Sta qua. Sta qua. Oh, non lo vedi? Vedo un caso. Scusa, tu non lo vedi sto tipo dog? Che? Dog. Non vedo nessuno. Come non vedi nessuno? Vedi fantasmi? Veramente? Allora ci parlo. No, è un tizio. Tu non lo vedi veramente? No. Allora guarda, sta proprio qua davanti a me. Davanti a me non c'è nessuno. A sinistra del fiore. Sì. No, te? No, no, non vedo, vedo un vuoto. Mio Dio, i fantasmi. Ho visto un fantasma, signori. Ma non vedo. Vabbè, c'è un tizio lì comunque, sappilo. Vabbè, ce l'avevi proprio davanti. Mi fa venire in mente la cosa. Comunque... Il verme gigante. Guarda quanto cazzo è grande. Ascolta, come il mio verme non sarà mai, quindi mi interessa. Ma questo è proprio enorme, eh? Come caterpirla. Hai visto un verme gigante. Comunque, dicevamo. Va bene, va devo andare da Padre. Padrino! Padrino, Messi, Padrino. Questa la vedi? Questa figlia dei fiori? Questa sì. Ah, ok. Che sembra quella di, sembra Adamo ed Eva, sembra. Col vestito leggero. Mi sta simpatica perché c'è il culo di dietro. Vedi? È il trucco quello. E questo lo vedi? E vola, sì. A te ti chiedi di far vedere se sono le cose. Cioè, vedo il Pokémon, non vedo l'allenatore. Come vedi il Pokémon? Io non vedo il Pokémon. Vabbè, siamo complementari. Vabbè, ok. Mi piace questo server, non ha bug. No, piace. No. Solo le texture, a cazzo di minchia. Sì, è che crashi te quando apri Pokémon. Sì. Sono dettagli, comunque. Ma cazzo è lungo sto percorso? Siamo arrivati! Siamo arrivati a Petalburg! Un altro genio. Cioè, allora c'è un genio delle tartarughe ogni Petalburg. Ah, cliccando sul genio ti dai warp. Adesso posso fare warp Petalburg. Ok. E noi sull'altro genio non abbiamo cliccato. No, perché siamo brave persone. Comunque. Infatti io c'ho solo. Aspetta, no, aspetta. Forse. Sì, sì, solo questo ce lo dà. Perché vedi, no, qui no. Ti dice che c'è. Guarda che qua ti dice che c'è la quinta palestra. Sì, che è quella di dove dobbiamo andare noi. Vedi, il padre si chiama Norm. Il nostro padre si chiama Norman. Dobbiamo andare là. Ah, pensavo che quello era il livello di difficoltà. Va bene, andiamo. Anche non è che il nostro padre si chiama 27-32, cioè. Ma che marbe. Madonna, questo è un televisore al plasma 10.000 pollici. Ma dove cazzo stai? Ero qua! No. Tirati! Ok. Norman, eccolo qua. Ok. Allora. Ma è davvero mio padre? Siamo uguali! Notate qualche somiglianza. Ma è anche più alto di me. È un tantino mafia. Più alto, ma poco, tranquillo. Ma non abbiamo tutti uguali, Mike, da parte della skin. No, vabbè. Tranne questi qua che hanno le skin strane. Quest completata, numero uno. If it isn't mammoth, che cavolo vuole questo? Hai finito di muoverti? Che ne so, se voi mi fate smettere di muoverti. Ma fammi andare avanti con la chat, però. Ma perché la chat è una Pokémon normalissima? Ok, e mo dove cazzo la troviamo la pecora Wally? Non l'hai vista prima te la pecora, no? Quindi... ma quelli erano le mani. Senti, penso che. Assordato Tifano, comunque.
Ma Wally, l'ho trovato. C'ha la skin strana. Sento sfigato, non riesci a far quattro passi da qua. Là, guarda, scusa. Guarda il cielo. C'ha la sfigata. C'ha la faccia di culo. Questo non mi sta simpatico perché non c'ha il culo dietro. Ale, dato la Pokéball, tientela, to. Te, becchetti la Pokéball. Ai. È molto anche loquace. Ai. Io sto parlando. Mio padre non è. Mi ha detto di darti questa. Oh, grazie. C'è roba così. Ok. Deve catturare un Pixelmon sto qua e non lo sa fare. Dobbiamo andare a Verdanturf. E c'è? Ma che non è? Petarduff. Ma che cazzo di. Vabbè. Abbiamo già 200. Letting View, Samone. Oh, buono. Bello di zio Wally. Mi sta già simpatico questo. Ritorno. Dobbiamo parlare di nuovo con padre. Eh sì, perché la strada è tanto da qui là. Ma scusa, non potete comprarvi un cellulare se proprio non vi volete spostare. Cioè, io non lo so. Quattro passi. Palestra di Rurro. Ok, dovremmo andare quindi a battere la nostra prima palestra. Andare a Rustboro. E tramite le woods di Petalburg. Ma che cazzo di nomi? Ah, la foresta. Ah, la foresta. Sì. Devo andare. Allora, penso che di qua ci stanno le foreste. Ah, ok, stiamo andando nella direzione giusta. Ok. Di là sta un'altra casa. Qua che cos'è? Ah, siamo in Petalburg. Ma lo sapevo. Questo è il percorso per le foreste. Cazzo, vedi? L'abbiamo trovato. Qua ma te l'avevo detto prima io. Qua c'è Scott. Sono più dei cartelli. Signor Scott. Salve. Intanto padre parla ancora. Ci ha pure dato le Pokéball. Che ha fatto? Le ha tirate qui. Vabbè. Tu mi sta parlando. Buona fortuna, figlio mio. Okay. Ti voglio bene. Ciao padre. Ciao. Ciao, arrivederci. Stati bene. Ho trovato i Tauros selvatici. Io vorrei sapere perché vado avanti. Ho trovato Pidgeotto. No, io voglio Tauros. L'uccello più grande. Forse è un cazzo. Io voglio Ponyta. Tauros. Ponyta. Allora, vediamo che cazzo mi piglio. Che cazzo mi piglio? Un Triplum. Allora, io mi potrei prendere il Ponyta perché ho l'Entei Tube. Vammi a prendere Ponyta, va. Io vado su Tauros. Ma me l'ha shottato Pikachu. Io spero di non washottare Ponyta. No, non c'è pericolo, guarda. Con sto Pokémon di merda. C'ho pure la debolezza, ma non c'è pericolo. Ma che cazzo è sto Tauros? Mi one shotta. Ti ha one shottato a te? Oh. Pikachu, me l'ha one shottato. Ti ho detto che c'è il Pikachu brutto. Te l'ho sempre detto. E ci ho dato anche l'elettropalla che ho preso l'altra volta. Ma che cazzo è sto Tauros? Non deve essere mio. Ok. Pokéball. Vai, bella di zio. Vai, catturami il Ponyta di selvatico. E l'ho bruciato, dai. Ho preso il Ponyta. Vieni da me perché c'è una guarda che ti prendo, ti smascio. Ma hai tirato una Ultra Ball? Sì, perché sono una brava persona. Oh, ma ci stai Ponyta più grandi. Ma perché ho preso quello nano? Guarda che bello. Tauros, voglio anche te. Tauros. Ma senti di guardargli il culo? Mi sta simpatico perché c'è il culo dietro. Dietro. Allora vediamo se non mi one shot Arcanine. Non dovrebbe. Vedere se trovo un altro Pokémon. Minchia Pokemon. Quanto mi fa male. Fulmin denti. Te l'ho già detto. Me la fa malissimo. E il mio non gli fa praticamente un cavolo. Segugio che cosa fa? Rogodenti. Gli farà qualcosa. La prossima qualcosa. Mossa va a segno. Ok, Rogodenti, ti prego. Mi sa che ora muoio. No, forse rimango con la vita rossa. Ti prego. GG, sono uno strapowa. Zaino, Pokéball. Vai a cagare. Se catturo il Tauros senza morirci, io sono troppo powa e tu sei scarso. Mi dispiace. Mi vendico Driflum. Dello scorso video. Mi prendo Driflum. Ma se l'altro video ti hai preso Arcanine? Io no, scusa. È vero, sono sempre più powa di te. C'ho un problema io adesso, però. Che stai catturando il Pokémon di merda. Driflum fa schifo. Sto catturando un tipo spettro. Tutte mosse normali. Ma Driflum è spettro? Sì. Quindi io praticamente. Io provo a lanciare una Pokéball così. Perché tanto non riesco a. Mi è morto l'Arcanine. Non lo voglio dire, però mi è morto l'Arcanine. Vabbè, bravo. Andiamo di Ultra Ball, va. Visto che ci ho messo 150 milioni di Pokéball per catturarlo. Sposta, vai, bello, de zio, vai. Vai, de. Ma no, mi è uscito pure dalla Ultra Ball. Ma che cazzo? Proviamo la Mega Ball. Te l'ho detto, sei scarso. Sei pure lo Squirtle nano. Cosa ci puoi fare? Però intanto sta resistendo. Sta resistendo alle botte di. Forse perché il nano non lo vede. Ecco, è morto. Ah, ecco, certo. Pensa di combattere col nulla. È appena morto lo Squirtle. No, vabbè, non posso perdere il Tauros così. No, dai, no, ma state scherzando.
Oh, maledetto, non mi devi far rosicare, ok? Capito? Certo. Hai catturato l'ho preso! Sì! E ho fatto pure l'achievement. Te, prendi da quel posto. Quante ne di Pokémon? Quante Pokémon hai usato? Quante Pokémon hai usato? Una cosa! Anche l'Ultra Ball non ce l'hai fatta. Io Drifblim, una Ultra Ball. Neanche indebolito. Dove vai? Non lo so. Vado al muro del pianto. Arcanine e Tauros. Ah, ragazzi, ma do il big dimenticanza. Gli hashtag per diventare Ponita e Tauros. Quindi per diventare Ponita, hashtag coda di fuoco. E per diventare Tauros, hashtag tre code. Okay. Non ho capito, ma per diventare, perché si trasformano? Sì, guarda, guarda, cioè ti faccio vedere, questo non è un Pikachu, è un Omarajam, ok? Oh. Allora, aspetta, ti riassumo un attimo quello che ha detto, che mi ricordo il gioco a memoria. Lui è della Devon SPA praticamente, è un'azienda, e ha dei progetti importanti. Questo del team Acqua cerca di prenderli. Allora lui cos'è che fa? Ci dà i progetti a noi per salvargli e noi dovremmo... Ma state vicini, cioè lo sta sentendo quello che ci dici, stupido! Vabbè, fallo credere intelligente. Allora noi dobbiamo proteggere questo qua e i suoi progetti e dovremmo affrontare questo del team Acqua. Praticamente. Ah, ok, quindi right click to per combattere contro. Sì, però c'hai poco mezzi morti, che cacchio combatto. Io mai ho cliccato, quindi mi attacco al cazzo. Combatti. Cioè... Dai, combatti. Vieni, guarda che cosa vado ad vado a curarmi, arrivo. Va bene, David. Allora, sostituiamo innanzitutto, mettiamo il Tauros per primo. Ha un bacon. Ma c'è il Tauros shiny? Lui, ma che è il suo bacon che è shiny? Ma per favore, guarda bene. Oddio. Ah, che cazzo. Vabbè. Incornata, vai bello de zio. Ora mi ci muore, no, quasi. No, ma quanto è forte sto Tauros. Vai Tauros, dagli un'altra testa. Te l'ho detto, lo battismo. Snorlax. Siamo troppo avanti, lo vai a capire, dobbiamo tornare indietro. Ma io voglio catturare Snorlax. Ti shot al 24. Ma lui è un poco raro. Ciao Snorlax, tornerò a prenderti, giuro. Ciao Snorlax. Dice che sei troppo alto, va bene, ciao Snorlax. Va bene, David. No, sei okay. Alto, perché ho misurato col righello prima. Ok, seguo te. Dove cavolo dobbiamo andare da questo posto? Segui me che sei davanti a me, è vero. Allora, io direi chiudiamola qui e siamo ufficialmente persi nella foresta, dobbiamo capire come arrivare. Ultima possibilità? Dove sei? Per questo, ultima possibilità per questo. Proviamo crashando se funziona. Io ci spero ancora, sinceramente, io ho ancora qualche speranza. Ok, va bene. Non apre mica però. No. Allora ragazzi, se vi è piaciuto anche questo video, siamo giunti alla termine, oh mio Dio, non so neanche più parlare. La cosa. Lasciate un like, commentate, condividete e soprattutto scrivete nei commenti i due dispersi, hashtag i due dispersi, se siete arrivati fin qui. E poi diteci nei commenti se la cosa qua delle... Se riusciamo a fare come vogliamo fare, vogliamo mettere due facecam, diteci se ci piace la cosa. Esatto, e soprattutto diteci come cazzo dobbiamo andare avanti, non lo sappiamo. Vi prego, aiutateci. Ok, passo la parola a David, vai David. Cosa vogliamo fare? Da piacere. Ma non ho fatto il saluto Shark, aspetta. Lasciate un like, commentate, condividete, se vi piace questo video, questa serie, questo canale, e un saluto. Ciao a tutti, ciao! Ok. Ciao, buonasera a tutti. Questo è il Pokédex, mamma mia, non riesce ad aprire. Bello Pokédex. Quindi mi raccomando, lasciate poi se vi è piaciuto questo video, ricordate di lasciare se non vi è piaciuto questo video. Commentatelo, condividetelo ovunque, anche a te se mi raccomando. E niente, io direi che da Tauros che ha il culo dietro e tre code nel culo e da Mamid che nel culo non c'ha code. Meglio che se avevi una coda nel culo. No, vale. Vabbè. Possiamo dire che è finita. Ciao. Buona coda nel culo. Ciao a tutti.